Buongiorno e benvenuti a questa sessione, la prima di questa giornata dedicata alla G Suite, di questa giornata di approfondimenti. Io sono Luca Politi, account manager di Google Cloud, in particolare per le regioni di Piemonte ed Emilia-Romagna, quindi vedo anche facce note tra di voi. Il titolo di questa sessione è un po' provocatoriamente Smart Working o Working Smart, perché sebbene questa parola, lo smart working, sia probabilmente usata e anche un po' troppo magari abusata in alcuni casi, noi a Google crediamo che ci sia veramente un modo di lavorare in maniera più intelligente, di lavorare meglio e perché no, anche magari di lavorare meno. E qua già vi vedo più interessati magari. Il secondo, diciamo, il sottotitolo è quello di Change Management Success Stories, proprio perché avremo anche il piacere e l'onore di avere qua sul palco, nella seconda parte di questo talk, alcune delle aziende con cui abbiamo lavorato meglio nell'ultimo tempo, che hanno fatto dei progetti estremamente innovativi, come Fontana Gruppo e Noberasco. Ma qual è l'obiettivo principale della vostra azienda? Probabilmente la risposta varia in un ventaglio da azienda a azienda e può andare dal massimizzare il fatturato al ottimizzare quelli che sono i processi interni, espandersi geograficamente, internazionalmente. Ovunque voi siate, qualunque la risposta sia a questa domanda, questo è quello che noi chiamiamo, quest'ultimo obiettivo, la max velocity. E cosa vi separa da questa max velocity? Bene, nella metafora che abbiamo qua, diciamo sulla sinistra, sulla vostra sinistra, abbiamo un Optimist o un laser, non sono espertissimo di barca a vela, in cui abbiamo un equipaggio di 4-5 persone, in cui però è solo un'unica persona a far andare avanti l'imbarcazione, con dei risultati probabilmente modesti. Dall'altro lato abbiamo invece un hydrofoil, quindi un nuovo paradigma di barche da competizione, in cui più o meno abbiamo lo stesso numero di persone dell'equipaggio, ma in cui ogni persona lavora e collabora allo stesso tempo, in tempo reale, come parte di un ingranaggio dove tutti stanno collaborando insieme per ottenere quella che è la migliore velocità, in questo senso proprio fisica, che la barca può avere. Bene, questo è proprio quello che la G Suite vuole fare per le aziende, cioè renderle collaborative e portarle verso quello che è il massimo del loro potenziale. Ebbene, sebbene la maggior parte di voi, delle vostre aziende, non credo che siano a livello dell'Optimist, del laser, anche se qualcuna, nella mia esperienza, l'ho vista che forse non arrivano neanche lì, più che altro sono su un kayak o un barché, come si dice da me a Pavia, probabilmente pochi di voi possono onestamente dire di essere veramente a quello che è il massimo del loro potenziale. Ecco, questo è quello verso cui noi cerchiamo di aiutarvi. E tipicamente molti di voi, molte delle vostre aziende e soprattutto le persone all'interno delle vostre aziende probabilmente hanno già iniziato in parte questo percorso. Molti lavorano forzatamente, diciamo, sempre da più luoghi, dal treno, dall'aereo, si lavora da più dispositivi perché uno si trova molte volte a dover lavorare, a leggere le email, a leggere i documenti, i file dal proprio cellulare, da un tablet, cambiare computer e l'utente finale si aspetta lo stesso dal suo cellulare, proprio come abituato nel mondo consumer, di quello che si aspetta dal desktop. E quindi, diciamo, quello che le persone tipicamente si aspettano e quello che le aziende cercano di ottenere è questo, un modo e un mondo aziendale in cui si lavora, si collabora insieme, si lavora sul mobile, sempre connessi. Ma purtroppo molte volte questo è quello, la realtà verso cui ci si ritrova poi effettivamente a scontrarsi. Questo è uno dei nostri clienti grossi americani che, implementando quello che era il latest and greatest, quindi il meglio che il vecchio, diciamo, software vendor tradizionale, che potete anche immaginare chi sia, gli avevano proposto, in realtà si erano trovati ad avere semplicemente quello che era una soluzione con un redesign del prodotto secondo i nuovi paradigmi del design moderno, che cambiano di anno in anno, ma poco effettivamente aveva cambiato. Non c'era neanche stato dietro un processo di change management estremamente importante, che noi spingiamo sempre con i nostri partner, proprio per cambiare quella che è il modo di lavorare da un modo individualistico a un modo collaborativo di produttività.
Ebbene, e se 30 anni fa si lavorava così, o almeno così mi dicono, cioè si creava su un foglio di carta, se lo condividevano, venivano aggiunte annotazioni e poi veniva consolidato in un iter che continuava, in realtà al giorno d'oggi il processo è esattamente lo stesso. Sono cambiati gli strumenti, qua magari ne riconoscerete anche qua qualcuno, ma il processo è esattamente lo stesso. Anzi, in alcuni casi abbiamo anche peggiorato quella che era la situazione di prima, perché abbiamo il problema degli allegati, allegati sempre più grossi, di presentazioni, di fogli di calcolo, che sono difficili da inviare e per l'IT molto difficili da gestire, oltre che potenzialmente molto costosi. E nelle versioni, immagino che qualunque di voi, qualunque persona di voi abbia preparato delle presentazioni, si è dovuta affrontare, diciamo, ha dovuto affrontare il problema della vera versione 1, 2, 3, finale, finale non toccare, ultima versione, per favore non toccate più niente. E non c'è un'unica fonte di verità di quelle che sono di quella che è la versione finale della presentazione. Ecco, con la G Suite invece noi pensiamo che ci sia un modo migliore e diverso di poter collaborare, più aperto, dove i silos dei vari dipartimenti si abbattono, dove con un click io posso entrare all'interno di un documento e trovarmi allo stesso tempo a collaborare sullo stesso documento da più dispositivi, da qualunque luogo mi trovi, e con un click posso far partire una videoconferenza in cui ci siano dentro tutti i miei colleghi, ovunque essi siano, che siano colleghi stretti, che siano partner, che siano aziende che non hanno neanche bisogno di dover scaricare un plugin per poter appunto collaborare. E avere sempre a mia disposizione tutta la mia scrivania, tutti i miei file, appunto ovunque io sia, che sia da un cliente, che sia in giro, che mi stia muovendo, oppure appunto che stia viaggiando, come abbiamo visto prima. Questo è proprio quello che la G Suite aiuta le persone a realizzare, aiuta le aziende a ottenere. Il tutto in una soluzione che è unica e completa. Non c'è bisogno, anche dal punto di vista del licensing, di come viene presentata poi, di come può essere comprata effettivamente dalle aziende, è estremamente semplice. Ci sono delle varie tier a seconda di quello che si vuole ottenere e uno ha a disposizione tutti gli strumenti, partendo da quelli che aiutano a connettere le mie persone, punto centrale, che abbiamo visto prima e che nella sessione successiva vedrete nel dettaglio, quella della roadmap della G Suite, passando poi a quelli che sono i file e la suite di creazione di veri e propri documenti, dove io posso andare a collaborare all'interno dello stesso documento, creare delle intranet aziendali con Site, muovendomi verso Jamboard, la lavagna interattiva collegata ad Hangout, per poi passare ad AppMaker, che avete visto nel keynote, Keep, e spostandomi poi su quella che è la piattaforma che deve stare alla base di tutto, cioè Drive, per archiviare tutti questi file, e quello che è un po' il Google Now della mia suite produttiva lavorativa, che è Google Cloud Search, senza dimenticare ovviamente tutta la parte di controllo che è fondamentale per le aziende per avere un controllo sopra quelli che sono i propri dati aziendali backuppati in sicurezza e assolutamente compliant. Ecco, e prima di far salire sul palco quelli che sono, secondo me, il punto più interessante di questo speech, quindi i nostri clienti che ci racconteranno quella che è stata un po' la loro esperienza adottando questi strumenti, volevo lasciarvi anche con questo link che vedete lì in alto a destra, che è g.co/transformationgallery. Questa è una raccolta che abbiamo fatto ed è in continua evoluzione, continuiamo quindi ad aggiornare, dove ci sono tutta una serie di esempi e casi d'uso di aziende vere e proprie o processi che vengono fatti, divisi per verticali, divisi per dipartimenti, da cui ogni azienda può prendere spunto. E tra l'altro appunto il gruppo Fontana è addirittura in uno di questi casi internazionali citati proprio nella nostra Transformation Gallery, quindi vi invito assolutamente poi ad andare e a prenderne visione. Ma direi di non perdere altro tempo e far salire sul palco quelli che sono i nostri clienti per fare una piccola round table molto, diciamo, tra di noi, quella che in inglese chiamano un firework, diciamo, sì, non mi viene il termine adesso. Esattamente. Quindi inizio a chiamare sul palco Matteo Ceccarini e Simone Paravicini del gruppo Fontana.
Gruppo Fontana, piccola azienda familiare che è cresciuta fino a diventare un'azienda di 4.300 persone, Brianzola, con sedi oramai in tutto il mondo e leader nel settore appunto del serraggio e della bulloneria. Quindi Matteo e Simone, prego, venite pure sul palco. Mettiamo magari gli sgabelli. No, mettiti lì adesso. Lo sposto io? Spostiamoli tu, sì, dai, facciamo come foste a casa vostra. Ok. E Dulcis in fundo, Dulcis non solo perché parliamo di un'azienda che fa la migliore frutta secca che abbia mai provato, ma la, diciamo che anche fornisce quelle che sono le nostre micro kitchen in Google negli uffici, se le avete già viste. Chiamo sul palco Silvia Siri di Noverasco, altra azienda familiare italiana cresciuta enormemente nell'ultimo tempo. Prendo anch'io il mio sgabello. Sì, qua va benissimo. Sposto ancora. A posto. Scendiamo di là. Scendiamo dall'altro lato. Benissimo, allora inizierei appunto in questa conversazione che oramai è tra amici, visto che ci vediamo sempre più spesso a tutti questi eventi, chiedendo magari prima a voi di Fontana e poi dopo a Silvia di Noverasco, a chiedervi qual è un po', qual è stata non solo la storia della vostra azienda e quello che poi ha portato la vostra azienda a intraprendere questo progetto di G Suite, quindi che cosa è stato il fattore che ha scaturito questa innovazione e in che cosa poi consiste, in poche parole, il progetto che avete intrapreso? Allora, diciamo che, come hai detto tu all'inizio, il Gruppo Fontana è un'azienda nata da un punto di vista familiare, quindi padronale, come tutte le aziende brianzole, è diventata poi una multinazionale di 4.500 dipendenti. Diciamo che proprio grazie alle ultime acquisizioni e soprattutto al mercato americano abbiamo trovato lo spunto per creare questa grande collaborazione all'interno della nostra famiglia. Questo perché in alternativa avremmo dovuto fare investimenti su connessioni che avrebbero poi e quindi su infrastrutture necessarie al collegamento. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è stato quello di valutare dei prodotti sul mercato. Google ci è sembrato quello più propenso a venire incontro ai nostri fabbisogni, quindi come hai fatto vedere tu prima, proprio al modo di collaborare tutti insieme sugli stessi documenti, il fatto di avere un sistema di posta elettronica comune e la possibilità di sviluppare anche processi sulla piattaforma Google. Quindi diciamo questo sono state un po' gli eventi scatenanti di questo progetto e quindi siamo partiti a maggio 2015 con tutto uno studio di fattibilità supportati da Innest che ci ha seguito durante tutto il percorso, dove abbiamo iniziato a fare il cosiddetto TCO per vedere se poi i benefici di questo investimento effettivamente avevano anche un ritorno economico. Quindi abbiamo analizzato tutta la parte hardware che ci stava dietro, eventuali connessioni, e abbiamo capito che la cosa si poteva fare e quindi siamo partiti a maggio 2015 e siamo andati live a livello global, quindi su 4.000 utenti, a gennaio 2016. Ottimo. Silvia, nel tuo caso un'esperienza simile, partita dalle stesse, diciamo, dagli stessi concetti o qualcosa di diverso magari da notare rispetto sì. alla loro esperienza? Ma allora, diciamo che il progetto di Google è stato più che altro non un progetto IT, ma un progetto di cambiamento culturale. Quindi è nata dall'esigenza di rafforzare quella che era la collaboration all'interno dell'azienda, quindi una collaboration delle persone. Proprio perché la Noverasco, vabbè, è un'azienda storica, è nata nel 1908, quindi ha veramente una storia molto importante. È un'azienda molto innovativa, quindi diciamo
si dedica spesso, no, a nuovi progetti, nuove soluzioni, e comunque questa sua grande innovazione, capacità di innovare, l'ha portata a raddoppiare il fatturato in 5 anni. Quindi questa crescita chiaramente doveva essere gestita, e negli ultimi 5 anni anche proprio il tema della collaborazione e della collaboration all'interno dell'azienda era veramente un tema importante. Quindi si è portato avanti questo progetto di collaboration, e Google era proprio lo strumento che l'azienda ha visto come uno strumento davvero che poteva fare la differenza per aiutare l'azienda in questo, diciamo, esatto, la flessibilità e la semplicità che Google dà nel, diciamo, nel dare degli strumenti utili e proattivi alla collaborazione. Chiaro. Vi eravate prefissati degli obiettivi quando avete intrapreso questo progetto, e sono stati raggiunti? Sì, sì, assolutamente. Grazie agli amici di Next siamo riusciti a, diciamo, a estendere tutta la suite di Google all'interno dell'azienda. E subito partendo dal basso, perché il primo passo è stato quello dei un po' quick win, quindi di far adottare tutti quelli che erano gli strumenti Google, da Google Fogli, documenti, per proprio la collaborazione attiva su quelli che erano, diciamo, i documenti che generavano la maggior parte delle mail e delle revisioni. Chiaro, con Word e con Excel, per poter collaborare sui documenti, cosa si faceva? Semplicemente si faceva la revisione 1, si allegava la mail, si inviava magari con uno screenshot della cella o della casella che si voleva commentare, e chiaramente questo generava una quantità di mail incredibile. Con Google abbiamo spinto dal basso a, diciamo, trasformare tutti questi documenti in fogli e Google documenti e a collaborare direttamente sul file. Quindi la prima, diciamo, il primo risultato che abbiamo potuto vedere con mano, ma gli utenti stessi, è quello di una riduzione di mail. Ma come effetto? In verità il vantaggio è stata proprio la collaborazione, perché è tutto più facile, cioè non devi spostarti, andare a legare un file ad una mail, andare a anche soltanto fare una catena di Sant'Antonio delle mail per capire se c'è una finestra libera a tutti per un incontro. No, è facilissimo. Vai a confrontare i calendari con Google Calendar e in un attimo trovi la finestra per poter organizzare un incontro o una call conference con anche 10 persone. Quindi la collaboration è proprio stata un traguardo raggiunto. Sì, credo appunto che la semplicità sia sempre uno dei pilastri che viene sempre evidenziato della G Suite. E magari, Matteo, facendo la stessa domanda a te, voi vi eravate prefissati degli obiettivi quando avete iniziato il progetto, voi qualche anno prima, li avete raggiunti? Sì, allora, i nostri obiettivi erano di due tipi, obiettivi tattici e strategici. Le nostre dimensioni sono cresciute tantissimo nel corso del 2014 e quindi abbiamo praticamente raddoppiato sia le revenues che il numero di dipendenti. E dal punto di vista tattico avevamo due sistemi di posta elettronica diversi in EMEA e in Nord America, che sono poi le regioni più importanti per noi. Questo ci ha portato a fare una scelta anche tecnologica, e quindi andare a unire i sistemi di posta nordamericani e europei e fare anche un passaggio al cloud, perché uno dei nostri obiettivi principali era digitalizzare il processo di collaborazione, che non può non passare attraverso una digitalizzazione dell'email e dei documenti. Quindi questo obiettivo tattico, che era sostituire, diciamo, Outlook e Lotus Notes, è stato raggiunto con Google, con la G Suite. E invece, da un punto di vista strategico, quello che ci importava molto era anche cercare di dare un cambiamento anche dal punto di vista culturale alle nostre persone. Il fatto di avere così tante nazionalità diverse all'interno del gruppo, che parlano lingue diverse, che lavorano in fusi orari diversi, ci ha portato appunto a cercare uno strumento che ci potesse permettere di collaborare in tempo reale con ogni strumento in ogni parte del mondo. E questo per noi era molto strategico, perché prima avevamo delle grosse difficoltà semplicemente a trovarci per fare delle riunioni o anche per scambiarci dei documenti molto semplici come dei file Excel. Quindi abbiamo raggiunto sia gli obiettivi tattici di breve, quindi avere un unico sistema uguale per tutti in cloud, sia un livello strategico, quello di lavorare in maniera
condivisa in tutto il mondo. Fantastico. E devo dire, a me personalmente una delle cose che mi aveva colpito di più quando avevo sentito a un nostro evento parlare la persona che si occupava, come te, di digital transformation in OVS, un altro dei nostri clienti, era il fatto che lui raccontava, Marco Grieco, raccontava come avessero implementato una soluzione di posta elettronica, questo era quello da cui loro partivano come preconcetto, ed avevano ridotto il numero di mail da, non mi ricordo, 4-5 milioni, esattamente la metà. Voi avete visto qualcosa di simile, proprio perché ci si sposta da quello che è la catena di Sant'Antonio tipica verso nuovi modi più semplici di chat, di commenti nei documenti singoli, o no? Questo sì, l'abbiamo notato, abbiamo visto che con la condivisione dei documenti le persone usano di più queste funzionalità che vengono fornite all'interno della G Suite. Noi addirittura diciamo che abbiamo un po' forzato la mano anche ai nostri utenti togliendo alcuni applicativi Microsoft, quindi abbiamo tolto tutta la parte di PowerPoint e di Word e li abbiamo condotti per mano ad utilizzare gli strumenti della G Suite. È chiaro che con tutte le iniziative che abbiamo all'interno di un'azienda che conta questo numero di dipendenti, il fatto di poter lavorare su un'unica versione e di poter commentare ognuno i diversi aspetti della progettuali ci ha permesso di ridurre notevolmente le mail, il fatto di usare le chat, ma non solo, noi usiamo molto anche Google Meet, quindi non abbiamo sistemi di videoconferenza, usiamo solo esclusivamente quello, proprio perché per poter organizzare una videoconferenza basta mettere un appointment in calendar e quindi tutti hanno il link per potersi collegare. Quindi, essendo poi Google su ogni device, noi abbiamo persone che sono collegate da ogni parte del mondo, quindi che sia attraverso smartphone piuttosto che tablet o PC o sale attrezzate con il Chromebook for Meeting, noi siamo sempre connessi, quindi nonostante i diversi fusi lavoriamo tutti intorno a un tavolo, quindi diciamo che abbiamo visto tanti benefici, soprattutto noi lato IT abbiamo visto i documenti nelle aree condivise che sono spariti, quindi occupazione di storage che si è azzerato, tutto sta in cloud e soprattutto le revisioni dei documenti che ce n'è una sulla quale tu puoi andare a vedere tutta la cronologia degli interventi fatti dalle persone e poter ripristinare la versione che vuoi. Ecco Silvia, se non ricordo male, anche voi avete visto in un progetto una riduzione drastica in quello che era il tempo in cui veniva fatto prima, diciamo, con cui veniva fatto prima e il tempo in cui dopo con l'implementazione della G Suite è stato possibile. Non so se ricordo bene, era quello della customer satisfaction. Sì, l'analisi del clima aziendale. L'analisi del clima aziendale. Esatto, sì, comunque, allora in Oberasco è sempre stato un tema molto, diciamo, sentito, quello del senso di appartenenza all'azienda, l'attaccamento alla maglia, e quindi ogni 2 anni viene fatto questo questionario, viene organizzato questo questionario per capire appunto il grado anche di soddisfazione dei nostri dipendenti. E quindi 2 anni fa avevamo fatto, come solito, l'analisi del clima attraverso i normali Word, quindi poi raccolti tutti quelli che erano state appunto le interviste, e più o meno ci abbiamo messo una settimana, ecco. Quest'anno l'abbiamo fatto invece con i moduli di Google e siamo riusciti in praticamente giusto il tempo di poter, diciamo, intervistare i 3 turni di lavoro di produzione. E poi appunto al termine, come abbiamo chiuso, abbiamo avuto già subito i risultati, perché è tutto automatico. Certo. Quindi veramente in un tempo, cioè, sì. Dirlo e farlo, ecco. Chiarissimo. E secondo me un altro progetto molto carino che vi accomuna un po', accomuna entrambe le aziende, è quello sui blue collar, no? Quindi non solo sulla parte, diciamo, produttiva e più educata, diciamo, dell'azienda, ma anche su quella che è la parte operaia e più, che lavora più nelle fabbriche. Volete magari raccontarci qualcosa? Non so, magari parti prima tu, Silvia? Sì, allora noi abbiamo esteso la G Suite anche ai blue collar, sempre in quest'ottica, no, di ridurre le distanze tra gli operativi, la direzione e la proprietà,
E quindi abbiamo esteso questa suite ai blue collar insieme appunto a aver creato l'intranet aziendale alla quale tutti i blue collar possono collegarsi, andare a vedere tutte quelle che sono le innovazioni, i progetti aperti, tutte le news legate all'azienda, e dove ogni dipendente può farsi parte attiva nell'andare a raccontare quelli che sono i, diciamo, stati gli obiettivi raggiunti del reparto, quelle che sono le innovazioni anche a livello proprio più semplice, anche di un semplice reparto logistico di produzione. E sempre in questa intranet aziendale, per coinvolgerli sempre di più, abbiamo creato quella che è la cassetta delle idee, dove ogni dipendente può andare a inserire una sua idea, o quella che è la sua idea di, per migliorare, diciamo, qualsiasi cosa nell'ambito anche della sua attività lavorativa. Anzi, questa viene anche premiata, se applicata, viene premiata direttamente dal CEO, esatto, che è sempre molto attento appunto a cercare di motivare il personale. Quindi G Suite ci ha dato veramente una mano in questo. Poi, vabbè, in Next ci ha sempre supportato molto, quindi siamo riusciti anche a diffonderlo proprio dalle basi, ecco. Ottimo. Nel vostro caso magari, Matteo? Allora, nel nostro caso abbiamo due esperienze, un'esperienza anche qui nordamericana e un'esperienza europea, che sono leggermente diverse. In Europa stiamo pensando di portare in fabbrica la G Suite su delle postazioni, diciamo, condivise, come dei chioschi che permettono ai dipendenti, ai nostri dipendenti, agli operatori di fabbrica che non hanno di fatto accesso a uno strumento aziendale evoluto, di poter interrogare attraverso questi totem la intranet aziendale, il sito aziendale, e riceve delle informazioni rispetto a come l'azienda si sta evolvendo e sulle principali notizie che vengono pubblicate internamente. Un altro tema che stiamo cercando di capire e che dal punto di vista anche giuslavoristico abbiamo già verificato si può fare tranquillamente anche in Italia, è il bring your own device. Quindi stiamo facendo delle POC per permettere a chi non ha un cellulare aziendale di poter portare il proprio cellulare e, utilizzando Android for Work, suddividere quella parte di telefono che è personale dalla parte dei dati aziendali, in modo da segregare completamente le informazioni e dare anche agli operatori la possibilità di avere una casella Gmail aziendale. Invece in Nord America siamo più focalizzati sul tema della fabbrica, dello shop floor, quindi dell'integrazione con la fabbrica. Dal momento che lì abbiamo degli strumenti di MES che non sono molto evoluti, i nostri colleghi americani hanno creato un sistema basato su Google Sheet, quindi sugli spreadsheet di Google, per fare una raccolta dei dati di produzione e averli direttamente in cloud per poi interrogarli con degli strumenti di reporting, come Data Studio, per esempio. E queste sono più o meno le due esperienze che stiamo facendo sui blue collar. Ottimo. E Simone, magari si può dire che il progetto di Google e l'introduzione della G Suite all'epoca, alla sua epoca, questo cambio di mentalità può essere anche stato uno dei punti che ha scaturito forse anche un'innovazione più larga all'interno dell'azienda e che ha portato sempre di più verso il mondo del cloud, se non sbaglio, perché poi da lì, diciamo, sono nati una serie di altri progetti, magari adiacenti, di cui non so se ci vuoi raccontare qualcosa. Ah sì, diciamo che quello che abbiamo fatto è chiaramente stato quello di sfruttare la piattaforma di Google. Noi abbiamo trasferito su Google alcuni processi no core, quindi diciamo che non hanno direttamente impatto col business, sfruttando appunto quelli che sono le funzionalità di Data Studio piuttosto che di Workflow. E adesso stiamo cercando anche di portare alcuni processi invece di business, come il vendor rating, o, come hai fatto vedere tu prima, alcuni processi legati al mondo R&D. Perché? Perché lo strumento si presta, perché lo strumento è aperto, e quindi diciamo abbiamo iniziato questo cammino. Chiaramente per trovare le soluzioni ai nostri bisogni noi ci avvaliamo anche di un programma di supporto, sempre con Innest, dove ci vengono spiegate di settimana in settimana quelle che sono le possibilità che lo strumento offre,
e quindi noi ci teniamo aggiornati e quello che facciamo anche è quello di utilizzare la metodologia Agile, quindi a fronte dei requisiti che noi riusciamo a raccogliere da parte dei nostri utenti, andare a verificare cosa possiamo andare a realizzare su Google e quindi realizzare dei mock-up che poi mostriamo ai nostri utenti, e se diciamo così c'è una rispondenza tra domanda e offerta, lo strumento viene rilasciato in produzione e quindi poi si cerca di evolvere. Quindi noi stiamo sposando in pieno la parte Google, la parte cloud, e questo non solo con Google, anche con altri strumenti. Infatti oggi si parla anche di multi cloud, però diciamo che uno dei pilastri rimane proprio Google. Chiaro. Silvia, che cosa ha in serbo il futuro? So che c'è un progetto con Data Studio per sostituire in parte SharePoint, c'è qualcos'altro di cui ci vuoi raccontare o ci vuoi dare qualche dettaglio in più? Come raccontava Simone, anche noi stiamo cercando di migrare tutti quelli che sono i processi, soprattutto appunto partendo dai no-core, portarli sulla piattaforma Google. Anche noi siamo partiti con tutto quello che è il processo di sviluppo di nuovo prodotto, quindi tutto quello che è l'R&D, perché chiaramente questi processi hanno come criticità la tempestività, no? Di riuscire ad arrivare in fondo.